Come funziona il super bonus del 110% con la pompa di calore? Posso veramente trasformare la mia casa in 100% elettrica sfruttando il super bonus, togliendo la caldaia e installando una pompa di calore, magari con l'impianto fotovoltaico e le batterie di accumulo? Certo, oggi ti porto in cantiere, ti mostrerò come è stato realizzato l'impianto, ti racconterò quali sono state le procedure per ottenere il super bonus, in modo che possa essere d'aiuto per il tuo caso specifico. Se non l'hai ancora fatto, però, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Eccoci qui in cantiere. Allora, se senti dei rumori di sottofondo degli uccelli è perché siamo all'esterno, ecco, non è un video fatto dietro una scrivania. Siamo in cantiere perché abbiamo collaudato una pompa di calore che vedi qui alle mie spalle. È una pompa di calore che va a lavorare su una casa da 250 metri quadri riscaldati, quasi, degli anni 90. Un impianto a radiatori in alta temperatura, sono radiatori in ghisa che sono stati verificati. Infatti, c'è chi dice no, assolutamente le pompe di calore non vanno sui radiatori, bisogna prevedere una soluzione ibrida che non ti permetterà mai di staccarti dal contatore del gas. Oppure altri che dicono che guarda, i radiatori lavorano anche con 40 gradi. Sì, in alcuni casi è vero, ma bisogna fare i calcoli, non possiamo basarci su delle chiacchiere da bar. Verifichiamo caso per caso, come facciamo noi di sigillo sicuro. Non prendere paura, la pompa di calore che vedi è tutta arrugginita, ma perché? Perché è la versione in acciaio Corten. Un acciaio Corten che diventerà tutta ruggine e questo ossido proteggerà la macchina per il futuro. Ovviamente ci vuole qualche mese. Bene, allora facciamo il percorso verso la centrale termica. Come vedi è stato realizzato uno scavo che dall'esterno porta le due tubazioni mandate e ritorno di acqua, perché questa soluzione è una soluzione monoblocco, quindi il collegamento tra unità esterna ed interna è fatta con tubazioni ad acqua. Ecco, le tubazioni ad acqua che sono state portate attraverso il giardino fino in centrale termica nel piano interrato. Ti porto un attimo in ufficio tecnico, così che posso darti degli strumenti utili per poter leggere e saper interpretare uno schema idraulico, anche se non sei un tecnico. Allora, vediamo le macro aree di uno schema idraulico e quindi anche di una centrale termica. Abbiamo qui l'unità esterna, quella che abbiamo appena visto in video, che è collegata con le tubazioni, questa blu e questa rossa, alla centrale termica che sarà composta poi da un modulo idronico interno, dagli accumuli che vedremo successivamente e dalle pompe che spingono l'acqua sull'impianto, cioè le pompe, i circolatori che permettono di far girare l'acqua all'interno del tuo impianto di riscaldamento. Quello che abbiamo appena visto è il collegamento tra unità esterna e centrale termica, ovvero lo scavo è stato fatto per posare le tubazioni rosse e blu che vedi qui indicato nello schema. Rossa è la tubazione che porta l'acqua calda in uscita dalla pompa di calore, quindi acqua appena riscaldata, andrà poi nel sistema e tornerà indietro un po' più fredda, perché ovviamente è stata utilizzata per riscaldare la casa, tornerà indietro un po' più fredda e rientrando nella pompa di calore sarà nuovamente riscaldata. Se vuoi approfondire ancora di più, posso aiutarti con Senza gas in 7 giorni, un videocorso dove trovi tutto quello che devi sapere prima di comprare una pompa di calore, evitare spese inutili, impianti sbagliati e bollette esagerate. Tutto questo con 7 video che ti mostreranno come anche tu puoi vivere senza gas. Ecco, non è ovviamente una raccolta dei miei migliori video, ma sono video completamente inediti. Prima di passare però in centrale termica mi chiederai: ma come è stato sfruttato il super bonus? Beh, in questo caso il cliente è partito diversi mesi fa perché, come sai, le procedure sono lunghe. Alcuni operatori di settore mi dicono che addirittura per fare alcuni accessi agli atti ci si impiega anche 4 mesi, quindi pensa, solo 4 mesi per ricevere i documenti depositati in comune che poi serviranno ai tecnici per fare il progetto e proseguire poi con le operazioni. Il cliente quindi ha fatto l'accesso agli atti, si è affidato a un professionista che è un architetto che ha coordinato tutto il lavoro e ha collaborato anche con termotecnici in modo da coordinare e realizzare l'intera opera. È stato fatto cosa? È stato fatto l'impianto fotovoltaico con le batterie di accumulo, è stato rifatto il tetto, o meglio isolato,
isolato il tetto, è stata installata una pompa di calore elettrica, quindi è stata tolta la caldaia a gas metano. E il cliente ha deciso di non lavorare con una ESCO, di non lavorare con un general contractor, ma di tenersi il credito fiscale, e poi deciderà in un secondo momento se cederlo alla banca, alla posta o qualche altro operatore, perché il credito fiscale lo puoi cedere in qualsiasi momento. Bene, dai, adesso andiamo in centrale termica. Quello che vedremo tra poco è questa seconda parte di impianto, ovvero la centrale termica. Prima abbiamo visto la pompa di calore per termosifoni, quindi come funziona e come è stata installata e posata la pompa di calore per riscaldamento della casa. Adesso ci concentriamo e ti porterò a vedere la centrale termica, che è composta da un modulo idronico, ovvero un componente che comunica con l'unità esterna, un componente dove ci sono accessori idraulici e elettronici, quindi tutto il cervello della pompa di calore. Poi ci sono gli accumuli, uno sopra l'altro, un bollitore da 300 litri, dove c'è acqua calda sanitaria, quella che viene utilizzata nei rubinetti, nelle docce, nelle vasche. E poi c'è un puffer di acqua tecnica, cioè un accumulo di acqua tecnica da riscaldamento, quell'acqua che gira nei termosifoni. E poi attraverso una tubazione andiamo in un collettore e nelle pompe di rilancio verso l'impianto, cioè ogni pompa spinge l'acqua verso i radiatori in questo caso. Qui sono disegnate 4, nel caso specifico saranno 3. Perché? Perché ogni piano della casa ha il proprio circolatore. Questo è un esempio di impianto. Alcuni impianti invece hanno solo un circolatore e più valvole di zona. A seconda ovviamente del caso bisogna costruire la soluzione su misura. Bene, e questo è un po' tutto il sistema di come funziona la pompa di calore. Andiamo adesso direttamente in cantiere che vediamo come si trasforma un disegno in realtà. Quindi entrando dalla porta abbiamo l'accumulo, o meglio i due accumuli, il 300 litri per acqua calda sanitaria sotto, il 150 litri di puffer di acqua tecnica sopra. Abbiamo sulla sinistra invece il modulo idronico, quello che collega l'unità esterna con la centrale termica, e poi sulla destra abbiamo i moduli di rilancio, cioè le pompe che portano l'acqua ai vari piani. Beh, ti chiederai, ma prima cosa c'era? Beh, c'era una caldaia a condensazione che lavorava con il combustibile fossile, cioè col gas metano. Adesso attraverso la canna fumaria sono stati fatti passare i collegamenti elettrici. Ci tengo a far vedere un dettaglio, che nel caso di ristrutturazioni come queste, in cui andiamo a togliere la caldaia e mettere una pompa di calore, è molto importante. Abbiamo qui un misuratore e regolatore di portata. Questo è un cursore che permette di regolare la portata, mentre qui abbiamo una scala graduata che attraverso una leva, quindi tirando la leva, si alza la pallina e si vede a che portata sta lavorando la pompa di calore. È fondamentale soprattutto nell'impianto secondario, cioè nei circolatori che portano l'acqua verso l'impianto, perché non c'è un progetto su una casa di 30-40 anni fa. Dobbiamo adeguarci a quello che si vede, a quello che non si vede sotto traccia, invece dobbiamo affidarci ovviamente all'esperienza. E allora con questi sistemi è possibile tarare al dettaglio la portata affinché il sistema funzioni veramente bene. Se vuoi saperne di più, visita il mio sito samueletrento.it, e se invece vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime novità, allora iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Mentre se hai una domanda specifica per il tuo caso, allora scrivila nei commenti qui sotto.